Buona Pasqua a tutti. Ultimamente sono stato pieno di impegni e ho avuto pochissimo tempo per fare griffate, ma dentro l'uovo di Pasqua sono riuscito comunque a mettervi qualcosa di bello. Questa è stata la prima griffata con quella che, d'ora in poi, chiamerò Mega Grafica. Ammirerete come l'aspetto di Minecraft può cambiare drasticamente con l'uso di qualche mod e una buona texture pack. Le info a riguardo le trovate in descrizione. Se possibile, nei prossimi video userò ancora questa nuova caratteristica. Sì, neanche stavolta avete un'allucinazione. Io ho davvero trovato Herobrine, sono sopravvissuto a lui e l'ho sotterrato sotto 3 metri di sabbia. Inoltre quello che vedete ora sullo schermo vi farà intuire anche come, nonostante tutti i principali mezzi di griffing in questo server fossero disabilitati e non potevo farmi la TNT visto che i mob non spawnavano, sia riuscito comunque a devastarlo e a far fuori il già citato personaggio. Vi state ancora chiedendo come abbia fatto a griffare questo server? La risposta è nelle sue regole. Questo genio di admin ha creato un server creative dentro un survival. E nel far ciò ha dato la possibilità ai giocatori di farsi passare la fame e autofornirsi di un numero limitato di oggetti con un semplice comando. E fra gli oggetti disponibili in questa maniera c'erano anche i mattoni. Bravo coglione! Non lo sai che i mattoni sono uno degli oggetti preferiti dai griffer? Se un griffer li sa usare con questi può fare più danni che con un secchio di lava che tu pensando di essere furbo hai disabilitato. Tu non solo mi hai dato la possibilità di utilizzarli, ma mi hai notevolmente semplificato la vita, dandomi la possibilità di crearmene interi stack a comando. Di norma invece i mattoni sono molto difficili da fare, infatti o li recuperi dalle costruzioni se ci sono, oppure te li devi fare con l'argilla, che è rara. Altri vantaggi dei mattoni sono che non si possono distruggere nemmeno con la TNT e che sono anche lunghi da distruggere col piccone. Sono secondi in tempo di frantumazione solo all'ossidiana. Caro admin, io non ho capito questa tua scelta di creare un server con questo sistema, ma ti auguro una felice Pasqua. Goditela perché Pasquetta la passerai a picconare mattoni invece che a farti una grigliata all'aperto. E non credere che Board Guard e il Bitbrother che hai installato ti salveranno. Ti farò più danni di quanto immagini prima che tu te ne accorga. E si inizia. Ecco la prima baracca riempita di mattoni. Qualunque cosa fai, qualunque protezione avrai, sempre mattoni in casa prenderai. Lo volete capire o no che locchette sulle porte non serve a un cazzo? Oh che bella casetta spaziosa. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Tu sei un genio. Hai protetto tutti i forzieri di questo quartiere tranne quello dove tenevi i gioielli e le armi incantate. Ah ma ho capito. Questo è il pagamento che mi devi per la realizzazione di nuovi muri separatori per questa enorme stanza inutile. Aspetta che ti faccio la ricevuta, sono esattamente 300 diamanti. Vabbè morto di fame. Prendo tutto quello che hai, e ti faccio il lavoro scontato in nero, per me va bene uguale, sono un imprenditore onesto, e provvedo subito ai miei doveri. Non ho con me il filo a piombo, scusami se i nuovi muri non saranno proprio allineati. Scusami anche se sono di fretta, ma l'altra metà del server aspetta ancora i miei servigi. Iniziamo a seppellire questo posto.
Ecco il genio del mod. Sta chiedendo: ci sono altre griffate in giro? Assolutamente no. Due geni anche questi. Vi ho solo murato le case di mezzo server. Evidentemente il mio lavoro è molto apprezzato. Allora fatemi sapere se vi servono ancora i servizi dell'ABC Predator Costruzioni SRL al numero verde gratuito per i coglioni. 800-666-666. Rispondo 24 ore su 24. Anzi, se sapete consigliarmi altri server popolati da vostri amici con lo stesso quoziente di intelligenza, comunicatemelo sul mio canale di YouTube. Grazie. Ah. Sì, sono uno di quelli felici pure io, admin. Grazie per avermelo chiesto. Ogni tanto trovare gente come te ci vuole per rompere i ritmi della vita quotidiana. Meno male che ci siete. Prima di concludere il video, vi mostro il mio incontro con Herobrine e le altre entità immortali di questo server. Eccolo qui il nostro amico. Come vedete, in compagnia di altri due amici dal nome indecifrabile, che sono tutti assieme a Notk che li guarda dall'alto, e non ci credo. C'è anche Dio. Mio Dio, no. Scusami signore se ho bestemmiato anche stavolta, ma vedere un admin idiota che ti mette alla tua destra Notk il giorno di Pasqua, dove dovrebbe stare tuo figlio, mi ha impressionato. Sei sicuro che ne è valsa la pena di sacrificare Gesù per dei pirla che creano un bot col tuo nome e lo mettono alla destra di Notk? Non ho altra scelta, in mancanza di agnelli sacrificherò Herobrine al tuo altare. Così che questi eretici conoscano la tua grandezza. Anche se lo hai reso immortale, mio caro admin, sappi che con me, se voglio, nessuno ha vita lunga garantita. Admin, ora vedrai che fine farà Herobrine. Prima il suo amichetto Tamarro. Meno uno. E ora lo spettro. Ok. Lavoro concluso. Spero di averti vendicato, facendo fuori il figlio di Notk e distruggendo questo luogo di peccato e perdizione. Alla fine, esasperato dalla stupidità di questa gente, ho sacrificato anche la mia anima su questo server, autobannandomi distruggendo un blocco o nei pod. Ora non c'è più il rischio che la mia anima venga corrotta da questi infedeli. Arrivederci alla prossima.